Ricetta iper detox, crudité di verdure con germogli di rafano. Ciao amici, oggi voglio condividere con voi una ricetta detox, mineralizzante e brucia grassi della cucina vegana crudista. È la crudité di verdure con germogli di rafano, ottima come contorno energizzante. I suoi pregi principali: detox, leggerezza e energia. È una ricetta dietetica ideale per pasti veloci, anche fuori casa quando volete mantenervi leggeri. Il tocco speciale dato dai germogli di rafano. Pensate che sono più ricchi di enzimi e proprietà benefiche della pianta adulta. L'unione di verdure fresche e germogli rende questo piatto detossinante, dimagrante, estivo e altamente digeribile per tutti. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco come si prepara. Crudité di verdure e germogli, contorno vegano, ricetta per due persone. Una carota, una zucchina, un pomodoro, 40 g di germogli di rafano, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di salsa di soia. Tempo di preparazione circa 10 minuti. 1. Tagliare le verdure. Tagliare carote e zucchine a listarelle, il pomodoro a fettine. Inserire il tutto in un bicchiere di vetro trasparente. 2. Condimento. Condire le verdure con una vinaigrette a base di olio extravergine di oliva, salsa di soia e limone. 3. Guarnizione. Guarnire le verdure con i germogli di rafano, così oltre alla salute l'effetto gourmet è assicurato. Ho spiegato in questo video come fare i germogli in casa, è molto facile. Date sfogo a tutta la vostra creatività e preparate dei bicchieri coloratissimi, pieni di germogli e super dimagranti. E tu sarai il primo squaletto che mangia i germogli, bravo! In descrizione trovate il link al mio libro di ricette Germogli, scritto insieme alla vegan e raw chef Serena Babbo. Proprietà degli ingredienti principali: le carote hanno un'importante funzione antiossidante, ostacolando l'invecchiamento della pelle e proteggendola dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti solari. Il pomodoro contiene licopene, un antiossidante naturale in grado di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico, senza grassi saturi né colesterolo, ideali per il detox e la dieta. L'olio di oliva extravergine è antiossidante, protegge fegato, cuore e arterie e migliora le attività cognitive. Il limone è un antiossidante ricco di vitamina C, oltre a migliorare la digestione, disintossica l'organismo alcalinizzandolo. La salsa di soia è saporita, ricca di minerali, con poche calorie, quindi leggera e adatta alle diete ipocaloriche. I germogli di rafano, oltre a essere ricchi di enzimi come tutti i germogli, sono un leggero antibiotico naturale, inoltre sono antinfiammatori e analgesici. Per vedere tante altre buone ricettine, iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. E ora buone crudité a tutti! Se mangi consapevole, vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!